Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Meriteresti proprio che nostro padre ti diseredasse, Mukunda. Con quanta stupidità stai sprecando la tua vita? Una predica da fratello maggiore si stava battendo sulle mie orecchie. Jitendra ed io, freschi di treno, per modo di dire in realtà ricoperti di polvere, eravamo appena arrivati a casa di Ananta, trasferitosi di recente da Calcutta nell'antica città di Agra. Mio fratello era funzionario amministrativo presso la ferrovia Bengala Nagpur. Come ben sai, Ananta, l'eredità che cerco è quella del Padre Celeste. Prima il denaro, Dio può anche venire dopo, chissà, la vita potrebbe essere troppo lunga. Prima Dio, il denaro è suo schiavo. Chi può dirlo? La vita potrebbe essere troppo breve. La mia replica era dettata da esigenze contingenti e non conteneva alcun presentimento. Le pagine del tempo, tuttavia, nel loro dispiegarsi, giunsero prematuramente alla fine per Ananta. Qualche anno più tardi, egli approdò a quella terra in cui le banconote non valgono nulla, né prima né dopo. Saggezza dell'ashram, suppongo. Vedo però che hai lasciato Benares. Gli occhi di Ananta brillavano di soddisfazione. Sperava ancora di farmi ripiegare le ali nel nido di famiglia. Il mio soggiorno a Benares non è stato vano. Vi ho trovato tutto ciò a cui il mio cuore anelava. E stai pur certo che non si trattava del tuo Pandit o di suo figlio. Ananta rise con me, ricordando l'episodio. Era stato costretto ad ammettere che il veggente di Benares, da lui prescelto, era alquanto miope. «Quali sono i tuoi progetti, fratello mio vagabondo?» «Jitendra mi ha convinto a venire ad Agra. Qui ammireremo le bellezze del Taj Mahal», spiegai. Il Taj Mahal è un mausoleo famoso in tutto il mondo. Quindi ci recheremo dal mio guru, che ho appena trovato, e che ha un ashram a Serampore. Ananta ci offrì una premurosa ospitalità. Più volte, durante la serata, colsi il suo sguardo meditabondo fisso su di me. Conosco quello sguardo, pensai. Qualcosa bolle in pentola. La rivelazione ebbe luogo il mattino seguente, a colazione. Dunque, tu ti senti del tutto indipendente dagli averi paterni. Ananta mi guardò con aria innocente mentre riprendeva le frecciate del giorno precedente. Sono consapevole della mia dipendenza da Dio. Le parole non costano nulla. La vita ti ha protetto finora. Ben altra sarebbe la situazione se tu fossi costretto a fare affidamento sulla mano invisibile per il vitto e l'alloggio. Presto mendicheresti per le strade. Mai. Non riporrei la mia fede nei passanti, anziché in Dio. Egli può escogitare per il suo devoto innumerevoli altre possibilità, oltre alla ciotola del mendicante. Ah, ancora retorica. E se ti proponessi di mettere alla prova in questo mondo tangibile la filosofia che tanto decanti? Accetterei. Vuoi forse confinare Dio in un mondo speculativo? Staremo a vedere. Oggi avrai l'opportunità di espandere il mio punto di vista oppure di confermarlo. Ananta tacque per un momento drammatico, poi riprese a parlare lentamente, con serietà. Propongo che tu e il tuo condiscepolo Jitendra vi rechiate stamattina nella vicina città di Brindaban. Non dovrete portare con voi neppure una rupia, non dovrete elemosinare né cibo né denaro, non dovrete rivelare ad alcuno la vostra difficile situazione, non dovrete saltare i pasti e non dovrete rimanere bloccati a Brindaban.
Se ritornerete qui a casa mia entro mezzanotte, senza aver trasgredito a nessuna delle regole previste dalla prova, sarò l'uomo più sbalordito di Agra. Accetto la sfida. Non vi era alcuna esitazione nelle mie parole o nel mio cuore. Grati ricordi dell'istantanea beneficenza mi balenarono alla memoria. La guarigione dal colera mortale ottenuta implorando il ritratto di Lahirima Asaya, il dono giocoso dei due aquiloni sul tetto di Lahore insieme ad Uma, l'amuleto provvidenziale nello sconforto, il messaggio decisivo ricevuto tramite il sadhu sconosciuto di Benares davanti al cortile della casa del Pandit, la visione della Madre Divina e le sue sublimi parole d'amore, la sua pronta attenzione ai miei piccoli disagi, manifestata attraverso il maestro Masaya, il suggerimento in extremis che aveva consentito il concretizzarsi del mio diploma e il dono più grande, il mio maestro vivente, emerso dalle nebbie dei sogni di tutta una vita. Mai avrei potuto ammettere che la mia filosofia potesse risultare inadeguata sull'arduo banco di prova del mondo. La tua disponibilità ti fa onore. Ti accompagnerò subito al treno. Ananta si rivolse quindi a Jitendra, rimasto a bocca aperta. Tu andrai con lui in qualità di testimone e, con ogni probabilità, di compagno di sventura. Mezz'ora dopo, Jitendra ed io, eravamo in possesso dei biglietti di sola andata per la nostra gita improvvisata. Ci sottoponemmo ad una perquisizione in un angolo appartato della stazione. Ananta si persuase subito che non avevamo alcun gruzzolo nascosto. I nostri semplici doti non celavano nulla di più del necessario. Il doti è un pezzo di stoffa annodato attorno ai fianchi che copre le gambe. Visto che la fede sconfinava nella seria sfera delle finanze, il mio amico fece le sue rimostranze. Ananta, dammi una o due rupie per sicurezza, così potrò telegrafarti in caso di sventura. Jitendra, esclamai con tono di aspro rimprovero. Non proseguirò la prova se accetterai del denaro come garanzia ultima. C'è qualcosa di rassicurante nel tintinnio delle monete. Jitendra non disse nient'altro mentre lo fissavo severamente. Mukunda, non sono senza cuore. Una nota d'umiltà si era insinuata nella voce di Ananta. Può darsi che gli mordesse la coscienza, forse perché stava mandando due ragazzi senza un soldo in una città sconosciuta, o forse a causa del proprio scetticismo religioso. Se per caso, per grazia divina, tu dovessi riuscire a superare con successo la prova di Brindaban, ti chiederò di iniziarmi come tuo discepolo. La promessa era inconsueta. Anche la situazione, del resto, era poco convenzionale. Il fratello maggiore, in una famiglia indiana, si inchina raramente di fronte ai propri fratelli minori. Per rispetto ed obbedienza è secondo soltanto al padre. Ma non restava tempo per i miei commenti. Il nostro treno stava per partire. Jitendra mantenne un cupo silenzio mentre il treno macinava i chilometri. Infine si riscosse. Chinandosi verso di me, mi pizzicò dolorosamente in un punto delicato. Non vedo alcun segno che Dio stia per provvedere al nostro prossimo pasto. Stai tranquillo, dubbioso San Tommaso. Il Signore si sta occupando di noi. Riesci anche a fare in modo che si sbrighi? Mi viene una fame da lupo alla sola prospettiva di ciò che ci attende. Sono partito da Benares per visitare il mausoleo di Tai, non per entrare nel mio. Coraggio, Jitendra, non stiamo forse per scorgere per la prima volta le sacre meraviglie di Brindaban? Mi riempie di profonda gioia il pensiero di calpestare il suolo benedetto dai piedi del Signore Krishna.
Piccola nota. Vrindavan, situata nel distretto di Mutra delle Province Unite, è la Gerusalemme indù. Qui il Signore Krishna manifestò la sua gloria a beneficio dell'umanità. La porta del nostro scompartimento si aprì. Due uomini si sedettero. La fermata successiva sarebbe stata l'ultima. «Ragazzi, avete amici a Vrindavan?» Lo sconosciuto che mi sedeva di fronte dimostrava un sorprendente interesse. «La cosa non vi riguarda!» Sgarbatamente distolsi lo sguardo. «State probabilmente fuggendo dalle vostre famiglie sotto l'incanto del ladro di cuori. Anch'io sono di temperamento devoto. Sarà mio dovere adoperarmi affinché riceviate vitto e riparo da questa calura insopportabile.» «No, signore, lasciateci stare. Siete molto gentile, ma vi sbagliate credendoci fuggiti da casa.» La conversazione non ebbe ulteriore seguito. Il treno si fermò. Quando Jitendra ed io scendemmo sulla banchina, i nostri compagni occasionali ci presero a braccetto e chiamarono una carrozza. Smontammo davanti ad un maestoso ashram situato fra gli alberi sempreverdi di un parco ben tenuto. Evidentemente i nostri benefattori erano conosciuti in quel luogo. Un giovane sorridente ci condusse senza commenti in un salottino. Fummo presto raggiunti da una donna anziana dai modi dignitosi. «Gauri, ma i principi non sono potuti venire», disse uno degli uomini rivolgendosi alla donna che ci accolse nell'ashram. «Proprio all'ultimo momento i loro progetti sono andati a monte e mi hanno incaricato di esprimervi tutto il loro rincrescimento. Però vi abbiamo portato altri due ospiti. Non appena li abbiamo incontrati in treno, mi sono sentito attratto da loro come devoti del Signore Krishna. Arrivederci, giovani amici.» Le nostre due nuove conoscenze si avviarono verso l'uscita. «Ci incontreremo ancora, se Dio vorrà.» «Siate i benvenuti qui.» Gaurima sorrise maternamente ai suoi due ospiti inattesi. «Non avreste potuto venire in un giorno migliore. Stavo aspettando due regali mecenati di questo ashram. Sarebbe stato un vero peccato se la mia cucina non avesse trovato estimatori.» Queste stuzzicanti parole ebbero un effetto disastroso su Jitendra, che scoppiò in lacrime. La prospettiva che aveva tenuto a Vrindavan si stava rivelando un'accoglienza principesca. Il repentino ribaltamento mentale risultò eccessivo per lui. La nostra ospite lo guardò incuriosita, senza però fare commenti. Forse era abituata alle stravaganze degli adolescenti. Fu annunciato il pranzo. Gaurima ci guidò ad un patio in cui venivano serviti pasti. Già vi aleggiavano profumi appetitosi. Ella scomparve in una cucina adiacente. Avevo premeditato questo momento. Individuando il punto adatto nell'anatomia di Jitendra, gli assestai un pizzicotto altrettanto energico di quello che lui mi aveva dato in treno. «Dubbioso, San Tommaso, il Signore opera, ed anche in fretta!» La nostra ospite rientrò con un punca. Ci fece vento senza sosta alla maniera orientale, mentre noi sedevamo accovacciati su coperte riccamente ornate. I discepoli dell'ashram andarono e venirono con una trentina di portate. Più che un pasto, fu un sontuoso banchetto. È questa l'unica descrizione adeguata. Dal nostro arrivo su questo pianeta, Jitendra ed io non avevamo mai gustato simili prelibatezze. «Pietanze davvero degne di principi, madre onorata! Non riesco ad immaginare che cosa potessero trovare di tanto urgente i vostri regali benefattori da non partecipare ad un tale convito. Ci avete lasciato un ricordo che serberemo per tutta la vita.»
Costretti al silenzio dalla condizione posta da Nanta, non potevamo spiegare all'affabile signora che i nostri ringraziamenti avevano un doppio significato. Perlomeno la nostra sincerità fu evidente. Ci congedammo con la sua benedizione ed un allettante invito a tornare a far visita all'ashram. La calura fuori era implacabile. Il mio amico ed io cercammo riparo sotto un maestoso albero di kadamba accanto al cancello dell'ashram. Seguirono parole aspre. Ancora una volta Jitendra era assalito da tormentosi dubbi. «Mi hai cacciato proprio in un bel guaio. Il nostro pranzo è stato soltanto un caso fortuito. Come possiamo visitare le bellezze di questa città senza avere fra tutti e due neppure un centesimo? E come diavolo pensi di ricondurmi a casa di Ananta?» «Ti dimentichi in fretta di Dio, ora che hai lo stomaco pieno.» Le mie parole, per quanto non fossero amare, erano accusatorie. «Com'è corta la memoria umana della benevolenza divina? Non c'è uomo che non abbia visto esaudite almeno alcune delle sue preghiere. Ciò che non dimenticherò facilmente è quanto sono stato folle a partire all'avventura con una testa matta come te. Smettila, Jitendra. Lo stesso signore che ci ha nutriti ci farà visitare Brindaban e ci riporterà ad Agra.» Un giovanotto snello e dal volto simpatico si avvicinò a passo rapido. Fermatosi sotto il nostro albero, si inchinò davanti a me. «Caro amico, voi e il vostro compagno dovete essere stranieri qui. Permettetemi di farvi da ospite e da guida.» Per un indiano è quasi impossibile impallidire, ma il volto di Jitendra assunse improvvisamente un colorito malaticcio. Garbatamente declinai l'offerta. «Non vorrete respingermi?» L'agitazione dello sconosciuto sarebbe stata comica in qualsiasi altra circostanza. «Perché no?» «Voi siete il mio guru.» I suoi occhi cercarono i miei fiduciosamente. «Durante le mie preghiere di mezzogiorno, il beato signore Krishna mi è apparso in una visione. Mi ha mostrato due figure smarrite proprio sotto questo albero. Uno dei due volti era il vostro, maestro mio. Spesso vi ho visto in meditazione. Che gioia sarebbe se accettaste i miei umili servigi!» «Anch'io sono lieto che mi abbiate trovato. Né Dio né gli uomini ci hanno abbandonato.» Pur restando immobile e sorridendo al volto dall'espressione appassionata che avevo di fronte, con interiore riverenza mi prostrai ai piedi divini. «Cari amici, non volete onorare la mia casa di una visita?» «Siete gentile, ma il mio progetto è inattuabile. Siamo già ospiti di mio fratello ad Agra.» «Perlomeno lasciatemi il ricordo di visitare Brindaban insieme a voi.» Acconsentii con piacere. Il giovanotto, che disse di chiamarsi Pratap Chatterjee, chiamò una carrozza. Visitammo il tempio di Madana Mohana ed altri luoghi sacri a Krishna. Si fece buio mentre eravamo in preghiera nel tempio. «Vogliate scusarmi, vado a prendere del sandesh», che è un dolce indiano. Pratap entrò in un negozio vicino alla stazione ferroviaria. Jitendra ed io girovagammo lungo l'ampia strada, ormai affollata nella relativa frescura. Il nostro amico si assentò per un po', ma tornò infine recandoci in dono una grande quantità di dolciumi. «Vi prego, consentitemi di guadagnarmi questo merito religioso.» Con un sorriso supplice, Pratap ci porse un fascio di rupie e due biglietti per Agra, appena acquistati. La deferenza con la quale li accettai era rivolta alla mano invisibile. Irrisa da Ananta, la sua prodigalità non era stata ben superiore alle necessità.
individuammo un luogo appartato nei pressi della stazione. Pratap, ti istruirò nel Kriya di Lahiri Mahasaya, il più grande yogi dei tempi moderni. La sua tecnica sarà il tuo guru. L'iniziazione si concluse in una mezz'ora. Il Kriya è il tuo Chintamani. Piccola nota, Chintamani è una gemma mitologica con il potere di esaudire i desideri. Dissi al nuovo discepolo: la tecnica, che come vedi è semplice, reca in sé l'arte di accelerare l'evoluzione spirituale dell'essere umano. Le scritture indù insegnano che l'ego incarnato impiega 1 milione di anni per ottenere la liberazione da Maya. Questo periodo naturale si riduce alquanto grazie al Kriya Yoga. Così come Jagadish Chandra Bose ha dimostrato che la crescita delle piante può essere accelerata notevolmente rispetto al suo ritmo normale, anche lo sviluppo psicologico umano può essere reso più rapido da una scienza interiore. Sii fedele e costante nella pratica, ti avvicinerai al guru di tutti i guru. Sono estasiato di trovare questa chiave yogica, tanto a lungo cercata. Pratap parlava con tono assorto. Il suo effetto che affranca dai vincoli sensoriali mi renderà libero di raggiungere le sfere superiori. La visione del Signore Krishna che ho avuto oggi non poteva che significare il mio bene supremo. Restammo seduti per un po' in silenziosa intesa, poi ci dirigemmo lentamente verso la stazione. Ero pieno di gioia nel salire sul treno, ma per Jitendra quella era la giornata delle lacrime. Il mio affettuoso commiato di Pratap era stato costellato dai singhiozzi soffocati di entrambi i miei compagni. Di nuovo per Jitendra il viaggio si svolse in un tumulto di sofferenze, non per se stesso questa volta, bensì contro di sé. Com'è superficiale la mia fede? Il mio cuore è stato di pietra, mai e poi mai in futuro dubiterò della protezione di Dio. La mezzanotte era ormai prossima. Le 2 cenerentole mandate allo sbaraglio senza un soldo fecero il loro ingresso nella camera da letto di Ananta. Il suo volto, come lui stesso aveva previsto, era il ritratto stesso dello stupore. In silenzio lasciai cadere sul tavolo una pioggia di rupie. Jitendra, la verità! Il tono di Anantra era canzonatorio. Questo giovanotto non avrà commesso una rapina? Man mano che la storia gli venne riferita, però, mio fratello si fece dapprima serio, poi solenne. La legge della domanda e dell'offerta si estende a reami più sottili di quanto avessi supposto. Ananda parlava con un entusiasmo spirituale mai dimostrato prima d'allora. Comprendo per la prima volta la tua indifferenza verso l'avidità e il volgare accumulo di ricchezza del mondo. Nonostante l'ora tarda, mio fratello insisté per ricevere la Diksha al Kriya Yoga. Diksha è l'iniziazione spirituale, dalla radice sanscrita Diksha, che vuol dire dedicare se stessi. Il guru Mukunda dovette assumersi la responsabilità di 2 discepoli inattesi in un solo giorno. La colazione del mattino seguente si svolse in un clima d'armonia, assente il giorno prima. Sorrisi a Jitendra. Non sarai privato del Taj, visitiamolo prima di partire per Serampore. Dopo esserci congedati da Ananta, il mio amico ed io ci trovammo ben presto dinanzi alla gloria di Agra, il Taj Mahal. Con il bianco marmo scintillante al sole, esso offre una visione di pura simmetria.
Lo scenario perfetto si compone di oscuri cipressi, un lucente tappeto erboso ed un tranquillo specchio d'acqua. L'interno è di mirabile bellezza, con intagli simili a trine in cui sono incastonate pietre dure. Lievi ghirlande e intricate volute affiorano dai marmi bruni e violetti. La luce scende dalla cupola illuminando i cenotafi dell'imperatore Shah Jahan e di Mumtaz Mahal, sovrana del suo regno e del suo cuore. Basta con le visite turistiche. Non vedevo l'ora di ritrovare il mio guru. Di lì a poco, Jitendra ed io eravamo in treno, diretti a sud verso il Bengala. Mukunda, non vedo la mia famiglia da mesi. Ho cambiato idea. Penso che rimanderò ad un'altra volta la visita al tuo maestro a Serampore. Il mio amico, dal temperamento a dir poco volubile, mi lasciò a Calcutta. Con un treno locale giunsi ben presto a Serampore, situata circa 20 km a nord. Trasalii per lo stupore, accorgendomi che erano trascorsi esattamente 28 giorni dall'incontro con il mio guru a Benares. Verrai da me fra 4 settimane. Ed eccomi qui, con il cuore palpitante, nel suo cortile sulla tranquilla Raigat Lane. Per la prima volta entrai nella Serram in cui avrei trascorso gran parte dei successivi 10 anni, con il Jnanavatar dell'India, l'incarnazione della saggezza.